L'esito di nuovi studi dicono che un terzo di giovani americani del millennio non sono sicuri che la Terra è tonda. Un'indagine nazionale scopre che i giovani dai 18 ai 24 anni è il gruppo più numeroso nella nazione che crede che la Terra possa essere piatta. Passo 1. Mandate i vostri figli alla scuola pubblica. Circondati da immagini del sistema solare, gli racconteranno tutto quello che devono sapere sul mondo in cui viviamo. Passo 2. Insegnate loro l'evoluzione. Ricordategli costantemente come ci siamo evoluti dalle scimmie. Ricordategli che siamo diventati più intelligenti e migliori in tutto quello che facciamo. E che un tempo le persone, in realtà, credevano che la Terra fosse piatta e che fluttuava sulla schiena di elefanti. Che menti primitive. Passo 3. Parlate del bordo. Non vogliamo che caschiate di sotto. Forse una delle cose più importanti della teoria della Terra piatta è questa. Se la Terra è piatta, perché non cadiamo dal bordo? Questo modello ovviamente trascura il fatto che un pianeta con questa forma sarebbe impossibile. Passo 4. Queste sono le vere fotografie della Terra? Ma shh! Non raccontategli che in realtà sono photoshoppate o non ditegli che i loro astronauti favoriti vengono continuamente sorpresi mentre usano tensori e immagini grafiche computerizzate. Passo 5. Convinceteli che un giorno anche loro saranno in grado di camminare sulla Luna. O addirittura su Marte. Un giorno. Un giorno. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Yeah, yeah. Man, and they're buying it. Oh, yeah, yeah. Yeah. Passo 6. Ricordatevi di mettere i vostri figli davanti alla televisione, come arrivano a casa. Anziché farli giocare fuori, dategli un congegno o un dispositivo. C'è così tanto da imparare. Passo 7. Insegnategli tutto sugli alieni e sui dinosauri. Ah, questa magica frase. Miliardi di anni fa. Passo 8. Portateli sulla spiaggia e fategli vedere le navi che curvano dietro l'orizzonte. Ma non prestategli il binocolo. Passo 9. Non sono ancora convinti? Che ne dite di lanciare il vostro pallone aerostatico in aria? Dovete solo essere sicuri che la macchina fotografica abbia l'obiettivo d'occhio di pesce per riuscire ad avere questo effetto di curva completa. Passo 10. Mostrategli foto e video delle stelle e dei pianeti. Non le vostre proprie, gente. E ditegli che anche loro vivono in una come questa. Non c'è niente di unico in noi. No, per nulla. Passo 11. Se c'è la possibilità che i vostri figli ancora fanno domande se la Terra è veramente una palla che gira, semplicemente andate avanti e prendeteli in giro, questo li fermerà. O meglio ancora, fategli vedere dei video come questo. Funzionerà alla grande. Qualsiasi grande massa come la Terra, con la forma simile ad un disco piatto, potrebbe, sotto la sua stessa gravità, collassare naturalmente in una palla, o così ci hanno detto. Che succederebbe se la gravità non è vera? Che succede se la Terra è veramente piatta? E se la scienza si è sempre sbagliata? Passo 12. Se continuano ad ignorare la Terra, cercate di creare il vostro sito internet o il vostro gruppo. Penso che sia qualcosa di valido, come la Flat Earth Society.
Cercate di essere sicuri di fare solo delle brevi affermazioni che sembrino abbastanza stupide per non prendere la Terra piatta seriamente. Il disco piatto della Terra semplicemente ha un'accelerazione verso l'alto di 9,8 metri al secondo. Passo 13. Non dimenticate che è facile cadere dal bordo. Per le persone che pensano che la Terra piatta, se fosse piatta, il bordo non sarebbe un posto popolare per una vacanza. Credo che nessuno vorrebbe guardare oltre il bordo. Ecco quello che voglio dire su questo. Do you ever have moments when you're there and you're looking out of a window and your thoughts stray sort of elsewhere? There's a couple of things that I think about. One is the atmosphere. Looks incredibly flat, fragile, flat, 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 fragile. Almost like a contact lens over an eyeball. Passo 14. Tenetevi lontani da canali della verità come ODD TV, Scrawny to Brownie o Eric Dubay. L'ultima cosa che le persone vogliono veramente è di come sia la Terra piana. Passo 15. Trollare i video della Terra piana. So che non ci credete, ma dovete far sapere che non ci credete. Volete far sapere che siamo stupidi, ma pensate a come affrontare il soggetto. Se non c'è alcun riferimento sulla circumnavigazione, chiedete come funziona il tramonto. Se si parla del tramonto, chiedete della circumnavigazione. Non chiedete mai realmente le cose, ma girate intorno su quello che vi pare. Qualsiasi cosa facciate, meglio non guardare il video. Non rischiate di pensare da soli. Passo 16. Andare avanti con i soliti insulti tipo terra piattolari. Che originali. Fate molti account, così potete agire molto meglio con più di uno. Passo 17. Ignorate i vostri occhi e quello che vi dicono i sensi. Insegnategli che avere la mente aperta è pericoloso e che dobbiamo credere a tutto quello che ci hanno raccontato. I nostri leader non hanno alcuna ragione per mentire. E inoltre abbiamo scienziati brillanti e computer grafici super efficienti. Chi mai ha bisogno del buon senso? Perché non mi sposto? Perché la legge della scienza si differenzia fondamentalmente. Passo 18. Etichettate i Flat Earth semplicemente come un'altra teoria cospirazionista e metteteli nella stessa categoria di quelli che credono negli Illuminati, nel 9 settembre, o che credono nella fatina del dentino. Questo per sviare le persone. Passo 19. Adorare la gravità. Nonostante sia stato spiegato un sacco di volte che la Terra è un piano e non un pianeta, ignorate questo e ricordatevi che un disco piatto non può sopravvivere nello spazio. Indovinate perché? Per la gravità. Passo 20. Se tutti gli altri cedono e vostro figlio non si conforma, etichettatelo semplicemente come autistico o malato di mente. Riempitilo di pillole e mandateli al sistema educativo di regime. Torneranno a credere nella NASA, adorando il globo in brevissimo tempo. Spero vi sia piaciuto questo video guida. Buona fortuna e ricordate, non allungatevi troppo a sud. Non voglio che cadiate dal bordo adesso. Arrivederci.